Le proteine sono fondamentali per il nostro corpo in quanto sono il principale costituente dei tessuti muscolari, ma svolgono anche numerose altre funzioni essenziali per il nostro organismo. Ad esempio, le proteine sono coinvolte nella costruzione di enzimi, ormoni e anticorpi e sono quindi essenziali per il funzionamento del sistema immunitario. Le fonti di proteine più comuni sono la carne, il pesce, i latticini, ma esistono anche molte altre fonti di proteine, sia animali che vegetali. Tuttavia, molte persone scelgono di ridurre o eliminare le proteine animali dalla loro dieta per motivi etici, ambientali o di salute e cercano quindi alternative a base vegetale. Esistono infatti numerose fonti di proteine vegetali che possono essere facilmente integrate nella dieta chetogenica, contribuendo a fornire al corpo i nutrienti necessari per una salute ottimale, anche senza l'uso di proteine animali. In questo video vediamo come. Ma non solo, perché inoltre alla fine ti darò anche l'opportunità di scaricare e consultare un menu settimanale di esempio di dieta chetogenica vegetariana, con le liste degli alimenti da mangiare che ti saranno utili facendo la spesa. Ma prima mi presento, io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist, Diet Coach e creatrice di Well Delight e nei miei video ti parlo di alimentazione sana, soprattutto chetogenica e low carb, ma come esperta di mindfulness applicata all'alimentazione, anche di tante strategie e mindset per tornare in forma e ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se ti interessano questi temi e hai questi obiettivi, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Le proteine vegetali rappresentano una valida alternativa alle proteine animali per coloro che desiderano seguire una dieta a base vegetale. In effetti, molte persone scelgono di adottare una dieta a base vegetale per motivi etici, ambientali o di salute. Inoltre, le proteine vegetali possono fornire una vasta gamma di nutrienti essenziali per il corpo, come fibre, vitamine e minerali, che spesso sono meno presenti nelle fonti di proteine animali. Per tutti questi motivi, le proteine vegetali rappresentano un'alternativa salutare e sostenibile alle proteine animali. Se si segue una dieta chetogenica, può essere un po' più difficile trovare fonti di proteine vegetali, poiché molte fonti di proteine vegetali, come legumi e cereali integrali, non sono adatte a questa dieta a causa del loro contenuto di carboidrati. Tuttavia, esistono alcune fonti di proteine vegetali che sono adatte per la dieta chetogenica. I semi oleosi e la frutta a guscio, come le mandorle, le noci e i semi di zucca, sono una buona fonte di proteine e grassi sani e non contengono grandi quantità di carboidrati. Gli alimenti a base di soia, come il tofu e il tempeh, sono un'altra opzione per le proteine vegetali adatte alla dieta chetogenica, poiché sono relativamente poveri in carboidrati e ricchi di proteine. Il consiglio è di scegliere i prodotti di soia biologici e non geneticamente modificati. Anche le verdure a foglia verde come spinaci, broccoli e cavolfiori, se consumati in quantità adeguate, possono fornire un apporto significativo di proteine e nutrienti essenziali. In ogni caso, è importante pianificare attentamente la dieta per assicurarsi di consumare abbastanza proteine senza superare il limite di carboidrati consentiti nella dieta chetogenica. Abbiamo detto che questo genere di proteine è ricco di alcuni elementi importanti. La fibra, ad esempio, è importante per mantenere la salute del sistema digestivo e aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache e diabete. Molti alimenti a base di soia, come tofu e tempeh, sono anche una buona fonte di calcio, ferro e vitamina B12, nutrienti che spesso si trovano in quantità significative nei prodotti animali. Anche le verdure a foglia verde come spinaci e broccoli sono una fonte ricca di nutrienti come ferro, calcio e vitamina C. Anche se le proteine vegetali chetogeniche possono avere meno proteine rispetto alle fonti animali, possono offrire molte proprietà nutrizionali benefiche per la salute. Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che le diete a base vegetale possono ridurre il rischio di malattie croniche come diabete, obesità e malattie cardiache. Quindi integrare fonti di proteine vegetali chetogeniche nella propria dieta può essere una scelta nutrizionale sana e sostenibile per il corpo e per l'ambiente. Le proteine vegetali chetogeniche sono versatili in cucina e possono essere utilizzate in molte ricette per creare piatti deliziosi e nutrienti. Ad esempio, il tofu può essere tagliato a cubetti e aggiunto alle insalate o ai wok di verdure o trasformato in una crema per un'alternativa vegana alla maionese e alle salse cremose. Il tempeh invece può essere tagliato a fette e marinato per poi essere grigliato o saltato in padella.
Le noci e i semi possono poi essere utilizzati per creare snack salutari o per arricchire i piatti rendendoli croccanti. Le verdure a foglia verde possono essere utilizzate in molte ricette, come ad esempio nelle zuppe. Inoltre, le proteine vegetali chetogeniche possono essere la base per piatti sostanziosi come hamburger, involtini di cavolo ripieni di tofu o zuppe di verdure e tempeh. Grazie alla loro versatilità, le proteine vegetali chetogeniche possono essere incorporate in molti piatti della cucina per creare pasti sani e gustosi, adatti anche a coloro che seguono una dieta a basso contenuto di carboidrati. Una domanda comune tra i vegetariani è se sia possibile ottenere abbastanza proteine seguendo una dieta a base vegetale. La risposta è sì, è possibile ottenere tutte le proteine di cui il corpo ha bisogno attraverso una dieta a base vegetale ben pianificata, inclusi alcuni alimenti chetogenici come tofu e tempeh. Inoltre molte verdure a foglia verde e semi contengono anche proteine. È importante tuttavia fare attenzione alla combinazione degli alimenti per ottenere tutti gli amminoacidi essenziali, soprattutto se si segue una dieta vegana. Un'altra domanda comune riguarda la biodisponibilità delle proteine vegetali, ovvero quanto facilmente il corpo le assimila. Anche se le proteine vegetali possono essere digerite leggermente diversamente dalle proteine animali, il corpo può comunque assorbirle e utilizzarle efficacemente. Infine, molti si chiedono se le proteine vegetali siano sufficienti per gli atleti o per coloro che cercano di aumentare la massa muscolare. Anche in questo caso la risposta è sì, purché venga pianificata una dieta equilibrata e si assuma una quantità adeguata di proteine vegetali per soddisfare le esigenze del proprio corpo. L'assunzione di integratori in polvere di proteine vegetali chetogeniche può essere una buona opzione per coloro che desiderano aumentare l'apporto di proteine nella propria dieta in modo rapido e semplice. Tuttavia, prima di assumere qualsiasi integratore alimentare, è importante parlare con un medico per accertarsi che sia adatto alle proprie esigenze e alla propria dieta. Inoltre, è importante scegliere integratori di qualità che siano sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza. Inoltre, è importante prestare attenzione alla quantità di proteine assunte, poiché un eccesso di proteine può aumentare il carico renale e causare problemi di salute. In generale, la quantità di proteine necessaria dipende dalle esigenze individuali e dal livello di attività fisica. Inoltre, è importante scegliere fonti di proteine vegetali di alta qualità e variare la propria dieta per ottenere tutti gli amminoacidi essenziali necessari. Gli integratori di proteine vegetali in polvere possono essere una comoda opzione per integrare la propria dieta, ma non dovrebbero sostituire completamente gli alimenti assunti durante la dieta quotidiana. In conclusione, le proteine vegetali possono essere una valida alternativa alle proteine animali, non solo per chi segue una dieta vegana o vegetariana, ma anche per chi vuole variare la propria dieta e ridurre il consumo di carne e pesce. Le proteine vegetali chetogeniche possono essere utilizzate in numerose ricette, gustose e nutrienti, come ad esempio zuppe, insalate, oppure piatti a base di tofu e tempeh. Come promesso, puoi scaricare il menu settimanale di esempio della dieta chetogenica vegetariana dal link che trovi qui sopra o nella descrizione di questo video. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere con un like o con un commento qui sotto. Ciao e ci vediamo al prossimo!